Alfano dice o questo governo di larghe intese o è il caos. No, questo governo di larghe intese o un altro governo. Senza andare a votare. Questo è anche andando a votare. Ci vuole un governo che governi, un governo preda delle proprie contorsioni, dove c'è una componente, il PDL, che adesso rivendica più ministeri, più ministri, perché si sono accorti adesso che hanno solo lo 0,3% in meno. E mi sembra una roba un po' da matti. E io sono molto preoccupato perché un governo del genere non dà risposte. E noi in settembre inizieremo una mobilitazione totale di tutti gli amministratori, i sindaci, non solo della Lombardia ma delle regioni del nord, per cancellare il patto di stabilità. Il governo ci ascolterà, saprà dare risposte giuste, mi auguro di sì, se no sarà mobilitazione, se no sarà un braccio di ferro, ma non possiamo più attendere l'inerzia del governo romano. Cosa ne pensa? Ieri che Zanonato, il ministro, ha detto che in autunno si potrà annunciare che non si aumenterà l'IVA. Anche questo è veramente sconfortante, perché Zanonato dice cancelleremmo IMU e IVA e contemporaneamente lo stesso giorno un importante esponente del PDL dice che Zanonato non va bene come ministro perché ha l'ossessione dell'aumento delle tasse e chiede a Letta di prendersi lui le deleghe che avrebbe Zanonato, che ha Zanonato. Mi sembra un governo impazzito, un governo che non regge più, si è salvato in corner sulla vicenda kazaka, sulla vicenda Alfano, ma mi sembra che non tiene più, è un impazzimento generale. E, ripeto, io come governatore sono preoccupato perché mi pare di capire che è un governo che non dà risposte, quindi ci stiamo già preparando a lanciare l'offensiva autunnale, la campagna d'autunno sul patto di stabilità e non solo, mobilitando tutti gli amministratori, mobilitando il territorio. È solo così che si può ottenere qualcosa, io mi sono convinto di questo. È d'accordo con Casaleggio che dice che potrebbero esserci disastri economici e quindi ci potrebbero essere a settembre disordini? Se lo dice lui. Io sono un governatore che ha il compito di risolvere i problemi. Mi pare che questo governo tutto abbia nelle proprie mani tranne che la capacità di affrontare e risolvere i problemi, preso con me dalle beghe interne, dagli equilibri interni e dalle promesse non mantenute. E quindi noi faremo un'azione di supplenza. I governatori delle regioni del nord, se sarà necessario, faremo un'azione di supplenza per ottenere finalmente quello che dobbiamo ottenere. In primo luogo la cancellazione del patto di stabilità. In Lombardia i comuni hanno oltre 4 miliardi di euro che non possono spendere per colpa del patto di stabilità. Quindi va cancellato. Questa è la battaglia che noi faremo in autunno. Ho visto oggi il Corriere della Sera, il titolo, federalismo, aumento delle tasse, eccetera, eccetera. Non è così. Sappiamo che il federalismo in salsa romana è stato trasferire la pressione fiscale dal centro alla periferia. Però dopo tutti questi anni forse c'è da fare una riflessione, se sia possibile ottenere il federalismo vero ancora con i metodi che abbiamo seguito fino ad oggi, cioè riformare dal centro. Il blocco del federalismo fiscale, il blocco dei costi standard mi fanno riflettere su questo e penso che ci debba essere una strada alternativa rispetto a quella di ottenere da Roma il federalismo vero. La strada alternativa è quella di aprire un contenzioso tra territori e centro ed è quello che io intendo fare. Il governo delle regioni del nord serve a questo, serve a governare bene ma anche serve ad aprire un contenzioso col governo di Roma per strappare le condizioni migliori, perché altrimenti il federalismo in salsa romana non funziona, non va bene.